Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 16, 13 agosto 1923. Mi sentivo oppressa per la privazione del mio dolce Gesù e mettendomi a pregare, lo pregavo che non più indugiasse a far ritorno alla povera anima mia, perché non ne potevo più. Onde, con mia sorpresa, l'ho visto che stava stretto al mio collo, cingendomi con le sue braccia e col suo volto che toccava il mio e con una luce che voleva infondere nella mia mente. Io, come tirata, l'ho baciato, ma come se volessi respingere la luce e dicevo tra me, a me non importa conoscere le cose, quello che voglio è salvarmi l'anima e Gesù solo mi basta per salvarmi. Tutto il resto è nulla. Onde Gesù, toccandomi la fronte, non ho potuto resistere più e la luce entrava in me e diceva: Figlia mia, tu
Chi è chiamato ad un ufficio deve conoscere i segreti, l'importanza, i doveri, i beni, il fondatore e tutto ciò che a quell'ufficio appartiene. Ora tu devi sapere che una semplice creatura ruppe i rapporti che c'erano tra la volontà divina e la creatura. Questa rottura distrusse i piani che la divinità teneva nella creazione dell'uomo. Ora, ad un'altra semplice creatura, sebbene dotata di tante grazie e privilegi, quale fu la Vergine, regina di tutti, ma sempre pura creatura, fu dato l'ufficio di dover riannodare, cementare e mettersi in rapporti con la volontà del suo creatore per riparare la prima rottura di quella prima creatura. Donna la prima, donna la seconda. Fu proprio lei che col vincolare il suo volere al nostro ci restituì l'onore, il decoro, la sudditanza, i diritti della creazione. Non fu una sola creatura che ebbe l'inizio del male e che formò il germe della rovina di tutte le generazioni. Così questa sola celeste creatura ebbe l'inizio del bene col mettersi in rapporto con la volontà del suo creatore, formò il germe di quel fiat eterno che doveva essere la salvezza, la santità, il benessere di tutti. Ora, questa celeste creatura, come cresceva? Così cresceva in lei il germe di quel fiat eterno, che facendosi albero, il Verbo Eterno si sentì rapito a riposarsi sotto all'ombra del suo eterno volere. E restò concepito, formando la sua umanità in quel seno virginale in cui regnava come re dominante il suo supremo volere. Vedi dunque come tutti i beni scendono dal mio supremo volere e tutti i mali escono in campo quando la creatura si sottrae dalla volontà divina. Onde, se non avessi trovato una creatura che avesse per vita il mio volere e che non si fosse messa in rapporto con me, con quei vincoli della creazione da me voluti, né avrei voluto né potuto scendere dal cielo e prendere umana carne per salvare l'uomo. Sicché la mia mamma fu l'inizio, l'origine, il germe del fiat voluntas tua, come in cielo così in terra, perché una creatura lo aveva distrutto. Era giusto che un'altra creatura doveva riedificarlo. E la mia umanità, che mai si separò dalla mia divinità, su questo germe del mio stesso volere che trovai nella mia divina madre, formai il gran piano della volontà umana nella volontà divina. Con la mia volontà umana unita alla divina, non ci fu atto umano che non misi in rapporto col volere supremo. Col volere divino ero a giorno di tutti gli atti di tutte le generazioni. Col volere umano li andavo riparando e li vincolavo con l'eterno volere. Non ci fu atto che mi sfuggisse e che non fosse ordinato da me nella luce purissima della suprema volontà. La redenzione potrei dire che mi costò poco. Sarebbe bastata la mia vita esterna, le pene della mia passione, i miei esempi, la mia parola. Avrei fatto subito. Ma per formare il gran piano della divina volontà, nella divina, per legare tutti i rapporti e vincoli da essa spezzata, dovetti mettere tutto il mio interno, tutta la mia vita nascosta, tutte le mie pene intime, che sono di gran lunga di più e più intense delle mie pene esterne, che ancora non sono conosciute. Basta dire che non era il solo perdono che impetravo, la remissione delle colpe, il rifugio, lo scampo, la difesa nei gravi pericoli della vita dell'uomo come li impetrai nella mia passione, ma era il risorgimento di tutto il suo interno. Dovevo far sorgere quel sole del volere eterno che, legando con forza rapitrice tutto l'interno, anche le più intime fibre, doveva condurlo al seno del mio celeste padre, come rinato nel suo eterno volere.
Oh, come mi fu più facile impetrargli la salvezza che riordinargli il suo interno nel mio supremo volere. E se ciò non facessi, la redenzione non sarebbe stata completa né opera degna di un Dio, né avrei aggiustato né ordinato tutte le partite dell'uomo, né restituita quella santità perduta con l'essersi sottratto e aver spezzato i rapporti con la divina volontà. Il piano è già fatto, ma per farlo conoscere era necessario che prima l'uomo conoscesse che con la mia vita e passione potevo ottenere il perdono e la salvezza, per disporlo a fargli conoscere come gli avevo impetrato la cosa più grande e più importante, che è il risorgimento del suo volere nel mio, per restituirgli la sua nobiltà, i rapporti spezzati con la mia volontà e con questo il suo stato d'origine. Ora, figlia mia, se la mia eterna sapienza dispose che una celeste e la più santa di tutte le creature preparasse il germe del mio santo volere, in cui io formai il piano del risorgimento dell'uomo nella mia suprema volontà, ora, per mezzo di un'altra creatura, facendola entrare nelle eterne magioni del mio volere e vincolando la sua volontà con la mia, unendola a tutti i miei atti, faccio risorgere tutto il suo interno nell'eterno sole del mio volere. Apre il campo di questo piano alle generazioni, in modo che chi vuole può entrare in esso per mettersi in rapporto con la volontà del suo creatore. E se finora hanno goduto i beni della redenzione, ora passeranno a godere i frutti del fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Quella felicità perduta, quella dignità e nobiltà, quella pace celeste, tutta celeste, che col fare la sua volontà l'uomo aveva fatto scomparire dalla faccia della terra. Grazia più grande non potrei fargli, perché col metterlo di nuovo in rapporto con la mia volontà gli restituisco tutti i beni di cui lo dotai nel crearlo. Perciò sii attenta, perché si tratta di aprire un largo campo di beni a tutti i tuoi fratelli. Penso che tutti quanti a scuola ricorderemo i nostri studi, anche chi è di non elevata cultura, perché si studia anche alle scuole che un tempo si chiamavano elementari e medie, un po' di storia, e ricorderemo il risorgimento, ecco, quell'epoca che viene presentata nei libri come un'epoca di riscatto, un'epoca di gloria, no? Solo sentire parlare di risorgimento, c'erano due fenomeni storici, no? Il rinascimento e il risorgimento, ecco, questi due termini oggi, se ci abbiamo fatto caso, Gesù li mutua, li prende, perché basta rileggere il brano per vedere quante volte proprio il termine risorgimento ricorre. Era il risorgimento di tutto il suo interno, dice a un certo punto. Il risorgimento dell'uomo nella mia suprema volontà. Ottimo possibile titolo per questa meditazione, tra l'altro, no? Risorgimento che è il punto d'arrivo del rinascimento spirituale. E quando si realizza il nostro rinascimento spirituale? Questo ce lo dice Gesù nel Vangelo, no? Con l'opera della redenzione. Chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno di Dio, il battesimo, ma il battesimo non è altro che la comunicazione a noi dell'opera della redenzione compiuta da Gesù. Quindi c'è un rinascimento spirituale cristiano e c'è un risorgimento. Attenzione, questo risorgimento, dice Gesù, particolare da notare, non porta solo la salvezza e la santità straordinaria, ma dice il benessere di tutti, mentre parla della Divina Maria e di come ella fu
La prima, adesso poi vedremo tutta una serie di passaggi, a ricostruire ciò che Eva aveva distrutto, ma dice: col mettersi in rapporto con la volontà del suo creatore, formò il germe di quel fiat eterno che doveva essere la salvezza, la santità, il benessere di tutti. Benessere. Benessere. Alla fine del brano Gesù specifica un'altra espressione bellissima: godere dei frutti del fiat voluntas tua, cominciare così in terra, significa bene, oltre che recuperare la felicità perduta. Sentite che bella questa espressione: quella dignità e nobiltà, quella pace tutta celeste. Benessere, dignità, nobiltà, pace tutta celeste. Questo succede quando cominciamo a vivere nel fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Come tante volte ci siamo detti insieme, abbiamo riflettuto e meditato, alla domanda se comincio a vivere nella divina volontà è facile rispondere. Comincio ad avvertire un senso di profondo benessere. Benessere che, se è autentico, è, mi si perdoni il giro di parole, a prova di prove. Cioè, se arriva qualche prova, qualche tribolazione individuale o collettiva, dati i tempi particolari in cui stiamo vivendo questa meditazione, il benessere non viene intaccato, la pace non viene intaccata. Pensiamo anche alla dignità e la nobiltà, sono due termini molto cristiani. E da contemplare. I cristiani sono sempre molto molto dignitosi, i cristiani che vivono nel divin volere, dignitosi nel tratto, nel portamento, nel parlare, nel vestire, nell'operare, dignitosi e anche nobili. La nobiltà è un tratto che ci rende simili a Dio. Non si intende qui evidentemente la nobiltà come era un tempo, no? I blasonati, ecco, che guardavano il prossimo dall'alto in basso, insomma, e da questa posizione di privilegio si ritenevano, insomma, autorizzati a fare chissà che o chissà cosa, e nobiltà non era tutto che una serie di cerimoniali, etichette, insomma, modi di fare, ecco, che caratterizzavano un certo blasone e stop. Qui c'era nobiltà in senso bello, nobiltà che si contrappone a grossolanità, no? Qualche maestro spirito lo chiama, credo, la rusticheria, l'essere rustici, l'essere rozzi, d'accordo? Grezzi. Anche qui nel tratto, nei modi. Termini più feriali sono maleducati, cafoni, ecco. Non c'è niente di tutto questo nella divina volontà. Zero, d'accordo? Ecco perché in altre circostanze ho maleducazione, volgarità, per esempio critiche facili, giudizi, insulti, cioè, come dire, c'è quel senso bello proprio del termine nobiltà, che dice: io non mi abbasso a fare cose così brutte, ma non per fare lo snob, d'accordo, per disprezzare il prossimo, ma perché per l'amore che ho verso il Signore, per l'amore che ho verso la dignità che mi ha dato, cioè a sua immagine e somiglianza, la sua amicizia, la sua grazia, ma non vado ad acquisire stili e modo di fare che sono la fotocopia di quell'essere proprio inqualificabile, spregevole e bifolco e schifoso che è il nemico di Dio. Io alle persone, insomma, che
sono troppo facili, insomma, esprimersi in termini volgari. Oggi abbiamo il web che è una fucina, no? Ci sono anche tanti testi scritti dagli autori. Basta chiedere agli esorcisti come si esprime il diavolo quando entra, vogliamo chiamarlo in dialogo, ma quello non parla, sproloquia veramente, no? A insulti, a parolacce, volgarità inqualificabili, delle volte bestemmie inaudite, insomma. Quindi chi fa queste cose, a prescindere evidentemente dalla qualificazione morale pessima, e qui credo che anche tanti battezzati, insomma, devono fare attenzione a non minimizzare certe cose. Ma quale nobiltà d'animo ha? Dov'è la dignità e la nobiltà e la pace tutta celeste? Non ci sono, no? Sono cose completamente fuori, assenti. Ma noi a questo siamo stati chiamati, a questo siamo chiamati. Benessere, dignità, nobiltà, pace tutta celeste. Dov'è questa pace tutta celeste? Io ascolto, osservo e riscontro, insomma, no? Penso che una buona testimonianza, insomma, che dovrebbero dare coloro che non è che possono chiamarsi figli della divina volontà, diciamo che aspirano a questo regno. Io penso che bisogna essere sempre molto, molto, molto cauti e lasciare che sia nostro Signore a dire se in qualche modo ci stiamo entrando, ci stiamo vivendo oppure no, perché penso che non sia possibile da parte nostra dare un giudizio. Tante volte dico, abbiamo delle spie, abbiamo dei segni, quindi delle cose che ci possono incoraggiare oppure che ci possono un po' disilludere, d'accordo? Nel senso che se ci sono alcune spie possiamo sperare di stare sulla strada buona, però. Se quelle spie non ci sono, probabilmente la strada buona ancora non la stiamo percorrendo, ma sono sempre. Io tremo quando sento qualcuno dire io vivo la divina volontà, io vivo nella divina volontà, dico, ma beato te che ne sei così sicuro, io ci provo, per carità, il sogno dei sogni, insomma, no? È l'aspirazione delle aspirazioni, è il desiderio dei desideri, è la meta delle mete, è l'obiettivo degli obiettivi, ma ci proviamo, ma mica possiamo essere così tanto certi, così sicuri. Ma se il Concilio di Trento ha autorevolmente detto, e questo vale anche oggi, quindi, che nessuno può essere certo di stare in grazia di Dio, il famoso canone tridentino, questo valeva ieri ma vale anche oggi, che significa che io devo stare sempre con la camicia gelata? No, noi possiamo sperare, presumere di essere in grazia di Dio se, per quanto la nostra coscienza ci dice, osserviamo i 10 comandamenti, non offendiamo Dio palesemente, camminiamo sempre in stato di conversione, preghiamo, ci accostiamo ai sacramenti. Quindi. Ma tu non puoi mica esserne sicuro al 100% che se muori stai in grazia e acquisisci la salvezza. Nessun essere umano senza una rivelazione divina può avere questa certezza. Né di starci in grazia di Dio, né tantomeno di essere confermato in grazia. D'accordo? E né tantomeno di perseverare fino alla fine in grazia. Quindi, quando noi volgiamo lo sguardo, diciamo così, al giudizio sulle nostre cose, io mi raccomando, questo lo dico da sacerdote, non lo dico da sacerdote parlando a nome della Chiesa, d'accordo? Non per idee mie personali. Cautela, calma, d'accordo? Cautela e calma sono sempre unita a moderazione, a sobrietà di linguaggio, sono sempre caratteristiche nobili, divine, dignitose che devono caratterizzare un figlio del divin volere, no? Un aspirante figlio del divin volere, diciamo meglio. Allora, tornando un attimo indietro, ci sono alcuni,
non abbiamo tantissimo tempo, però va bene così. Allora, numero uno, cose da notare. Vedete, la giustizia di Dio esige che quando qualcosa è stata sfasciata, sia ricostruita e nello stesso modo in cui è stata sfasciata. Una donna ha rotto i legami con la divina volontà, una donna li ha riannodati. Una si chiama Eva e un'altra si chiama Maria. Un uomo ha concorso al peccato originale, diciamo, compiuto il peccato originale come capostipite dell'umanità, sedotto dalla donna e rovinando tutta l'umanità. Un uomo ha compiuto anzitutto la redenzione. Gesù dice, la redenzione non è l'opera più grande, non è l'opera più faticosa, diciamo così. Dice, mi costò poco, sarebbe bastata la mia vita esterna, le pene della mia passione, quelle che tutti conosciamo, i miei esempi e la mia parola. Basta. Dice, avrei fatto subito, insomma, lui, per lui. Ma attenzione, per rifare tutto l'uomo, per rifare tutti gli atti. Ma noi su questo dobbiamo meditarci tante volte, Gesù ne parla. Cioè formare, cioè ripristinare la possibilità per noi di vivere nella divina volontà è stata cosa molto più lunga, molto più impegnativa, molto più faticosa della redenzione. Gesù l'ha spiegato. Con la mia volontà umana unita alla divina, non ci fu atto umano che non messi in rapporto col voler supremo. Quindi. E col voler divino, mentre col voler divino io ragiono di tutti gli atti di tutte le generazioni, cioè lui vedeva come attuali tutti gli atti di tutte le persone presenti, passate e future. Questo per il volere eterno non ci vuole niente a fare una cosa di questo genere, perché il volere eterno è onnisciente e per lui tutto quanto il tempo è come un punto solo. Allora, ma vederli non basta perché li vedeva tutti sfasciati, tutti rovinati, tutti pregni di volontà umana, tutto un macello. E prova un po' a rimettertene a fare uno per uno. Col volere umano li andavo riparando e li vincolavo con l'Eterno. Non ci fu atto che mi sfuggisse. Capito? Cioè, di tutta la mia vita e la tua vita, di tutto quello che abbiamo fatto, Gesù ha rifatto tutto, secondo per secondo. Manco un pensiero balordo non ti ha rifatto già. Ecco perché c'è il grande esercizio nella divina volontà del rifare gli atti, quindi dopo averla fatto la confessione e preso coscienza del dovere di riparazione che abbiamo, perché attenzione, queste parole di Gesù rimangono sempre attuali, una creatura lo aveva distrutto, il regno di voler, era giusto che un'altra creatura doveva riedificarlo. Quindi i danni che noi facciamo con i nostri peccati, noi non possiamo prendere le mani, adesso faccio si sentirà il rumore, no? Facciamo ta-ta-ta con le mani e chi se ne importa. No, tu i danni che hai fatto a te e fuori di te li devi riparare. Non puoi blindarti dietro la divina volontà di adesso rifaccio gli atti in Gesù, ci pensa tutto lui, non faccio niente. No, no. Tu ti confessi, ebbene. Ti penti, ebbene. Ti converti, e seriamente. Ripari. E fai penitenza di tutte quante le cose sballate che hai fatto e poi ripreti, vai a prendere, chiede a Gesù che ti ricostruisca integralmente la vita nella sua, perché tutti i tuoi atti fatti male, lui li ha tutti rifatti, devi soltanto prenderli e farli tuoi. Come ultimo atto di questo processo, attenzione, non come battito di mani e scappatoia e strada facile, no. E dopo aver rifatto gli atti, tu ci puoi entrare in questo regno. Gesù anzitutto spiega, per formare il gran piano della volontà umana nella divina, per legare tutti i rapporti e vincoli da essa spezzati, dovetti mettere tutto il mio interno, tutta la mia vita nascosta, 30 anni, tutte le mie pene intime che noi non conosciamo, che sono di gran lunga di più e più intense delle mie pene esterne. E che ancora non sono conosciute, questo Gesù lo dice chiarissimamente anche nelle ore della passione. Non soltanto la passione più grande fu quella spirituale, questo qualche altro mistico l'aveva saputo, cioè per esempio penso alla beata, credo che sia forse già santa, Alessandrina Maria da Costa, ebbe la rivelazione di tutti quanti i dolori interni di Gesù spirituali durante il Getsemani.
Io quando lo lessi rimasi senza parole, perché io ero convintissimo che sì, vabbè, il Getsemani ha pregato sul suo sangue, ma mica possiamo paragonare il Getsemani, per esempio, con la flagellazione. La flagellazione di Gesù è stata qualcosa di atroce, di impressionante. Ma il Getsemani in confronto alla la flagellazione, in confronto al Getsemani, è nulla. Ma tutta la passione, Getsemani compresa, è nulla in confronto alla passione. Questa è la quinta ora della passione, no? Dice i flagelli di fuoco e la corona di fuoco, prima ancora della passione. Gesù dice, queste sono queste pene, io ce l'ho da tutta la vita. E questo perché? E questo perché noi potessimo tutto avere riparo, che capite? Quando qualcosa si sfascia, bisogna ripararla. La Madonna ha riparato Eva, Gesù ha riparato Adamo, non soltanto redimendoci, ma rifacendo non solo tutti gli atti di Adamo, ma tutti gli atti di tutti i discendenti di Adamo. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, perché noi siamo una banda di irresponsabili, noi esseri umani. Noi mica capiamo che se abbiamo rotto qualcosa, quello lo dobbiamo rifare, lo dobbiamo ricostruire. Quando tutta quanta la vita ci attesta qui, quando viene un terremoto che rade al suolo una città, quella mica si ricostruisce da sola, Quella bisogna ricostruirla. E noi ci si può mettere in ginocchio e chiedere, Signore, fai un miracolo e rimetti in piedi tutta quanta la città. Per carità, si può anche fare questa preghiera, ma difficilmente il Signore la esaudisce. Quindi il risorgimento del suo volere nel mio, per restituirgli la sua nobiltà, i rapporti spezzati con la mia volontà e con questo stato d'origine. Quindi, con l'avvento di Luisa, qui di nuovo Gesù spiega per mezzo di un'altra creatura, facendola entrare a lei per prima, nel regno dell'eterno volere, vincolando la sua volontà con la mia, cos'è successo? Che da questo momento, anche questo ce lo siamo detto infinite volte, chi vuole, dice Gesù, attenzione, chi vuole, perché il se vuoi è sempre la grande condizione. Se vuoi essere mio discepolo, chi vuol venire dietro a me, chi vuole entrare in esso, ecco, può. E godere tutti quanti questi doni. Tutto quello che l'uomo aveva fatto scomparire dalla faccia della terra con la sua volontà umana. La restituzione dei beni di cui eravamo stati dotati per nella creazione. Questo è il risorgimento. Il risorgimento del nostro volere in quello divino. Il risorgimento dell'uomo nella suprema volontà. Al termine di questa meditazione ringraziamo anzitutto te, Santissima Vergine Maria, perché se tu non avessi vissuto fedelmente in quel fiat eterno, riparando tutti i danni di Eva, come abbiamo visto, Gesù ha detto non avrei né voluto né potuto scendere dal cielo. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Quindi, il tuo non muoverti in nessun modo, ecco, da quel centro del fiat che era la tua vita, ha reso possibile l'incarnazione che non ci sarebbe stata. E di questo dobbiamo esserne grati, perché il Signore oggi ci ha ricordato che una creatura distrusse i piani che la divinità teneva nella creazione dell'uomo. Si possono distruggere i piani di Dio, dobbiamo essere molto attenti. Si potevano distruggere ieri, si sono distrutti all'origine dell'umanità, si possono distruggere oggi. Questa coscienza serena, ma anche attenta, ecco, noi ti chiediamo, o Vergine Santissima, di donarcela veramente, di insegnarci
a vivere in maniera sapiente oltre che santa. Guai, ecco, a rendere vani i tanti disegni di santità, di bene, di amore che il Signore ha su di noi, o non riconoscendoli, o rendendoci ad essi insensibili, chiudendo gli occhi, chiudendo il cuore. La tua presenza e la tua intercessione, ecco, ci scampi e ci preservi da questi grandi mali e ci aiuti, ecco, a risorgere dopo essere rinati grazie alla redenzione nella divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.